c'è una qualche giustizia divina, secondo me, c'è un qualche tipo di karma che nel momento in cui dimostrate di non saper perdere e allo stesso tempo di non saper vincere, soprattutto la seconda, vi ritrovate poi a rientrare nella vostra realtà abituale, che è quella di perdere, 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 perdere. Non hai mai visto niente di così fresco su YouTube. No, di così fresco, no. Non hai mai visto niente di così fresco sulla Juve. Stay home mode is on. Buongiorno Juventini e mi corazon, how you doing? Come state? Game day, il giorno della partita, andiamo a giocare contro il Lecce e soprattutto ci andiamo carichi e positivi, ottimisti, come sempre il vostro Andrea Stay Calm da New York. Con le solite 3 regole che vi ricordo poi alla fine, ve le ricordo subito dopo avervi raccontato delle dichiarazioni del nostro migliore amico De Laurentiis, che grandi che sono questi. Ne parliamo alla fine, oggi importantissimo, ci prepariamo a questa partita che come sempre ripeto, vincere è l'unica cosa che conta, i 3 punti sono l'unica cosa che conta, signori, perché a questo punto in campionato stiamo facendo il nostro percorso, quello che è rimasto del nostro percorso, per cercare sì di qualificarci in Champions League, ma un secondo posto sarebbe ancora meglio, visto che stiamo ancora aspettando la decisione finale su quella che sarà la punizione o l'eventuale punizione, se ci toglieranno dei punti, non ce li toglieranno, ci daranno soltanto un sacco di soldi, di multa, qualcosa di brutto succederà sicuramente. Questo è il nostro destino, di cui siamo abbastanza certi, ma non sappiamo ancora cosa. Quindi meglio qualificarsi il più avanti possibile, in questo caso il secondo posto, perché come abbiamo visto il grande Napoli si è già aggiudicato il primo. Tra l'altro, festa del Napoli al Maradona rovinata, che peccato, me lo lasciate dire. Che peccato, dopo aver fatto tutti questi movimenti, spostiamo la partita per vedere quello che fa la Lazio, allora sì, fa alla Salernitana, che ci importa, in fondo è una squadra che non conta niente, non sta disputando il campionato di Serie A, non ha degli incontri importanti anche lei, che ci importa, l'unica cosa che veramente ci interessa è che il Napoli possa avere questa benedetta festa meritata, lo vogliamo dire meritata? Secondo me sono d'accordo anche i proprietari delle macchine sfasciate intorno allo stadio Maradona durante questo ammassamento di gente, che almeno una ventina da quello che ho visto io, almeno una ventina di persone in piedi sopra le macchine, salti, pazzia. Ho visto un bambino su Twitter mangiare una tovaglia di carta. Letteralmente ho visto un bambino mangiare una tovaglia di carta e agitarsi come se fosse un pazzo isterico posseduto da qualche spirito maligno, e il genitore che invece di aiutarlo ad affrontare questo momento difficile come il gol del pareggio della Salernitana se la ride, no? Se la ride e mette il video su TikTok. Perché no? Perché no? Questo momento mi ha fatto ricordare ad una partita allo stadio a cui ho assistito con il mio babbone, era la stagione 2011-2012 e giocavamo a Torino contro il Lecce, quella che avrebbe potuto essere la partita scudetto, quindi immaginate, se non vi ricordate, quello che poteva essere l'emozione, l'aspettativa, l'eccitazione, no? Dopo tutto questo tempo, dopo un campionato come quello che è stato il 2011-2012, e Gigi Buffon, che già ci aveva provato il primo tempo a fare una pazzia, a saltare un attaccante come fosse Zinedine Zidane, il secondo tempo riesce appunto a farsi rubare la palla e il Lecce insacca quello che è il gol del pareggio, e quindi la festa scudetto della Juventus rimandata alla giornata successiva, che avremmo giocato contro il Cagliari però a Trieste, non mi ricordo quello che succedeva nello stadio del Cagliari, che stavano rifacendo credo,
giochiamo a Trieste e appunto la festa scudetto in quel caso è stata anche per noi, fuori, fuori da Torino, fuori dal nostro stadio. Ma io non mi ricordo di aver visto tutte queste reazioni, tutte queste incredibili e scostanti emozioni che si rivolgevano in strada e sui social nel momento in cui la Juve ha dovuto rimandare la festa scudetto. Vero è che noi fino a questo momento non ci siamo mai trovati a dover aspettare 30 anni per vincere uno scudetto. Di solito, come dice il mio anello, the next victory is never far away quando sei un tifoso della Juventus, che bello essere gobbo, comunque festa. Questa digressione per dire che il festa a Napoli rimandata, loro si sono presi il primo posto, noi cerchiamo di accaparrarci il secondo se possiamo, perché sappiamo già che poi ci manderanno giù in un modo o in un altro, togliendoci punti, eccetera. Quindi andiamo ad affrontare questa partita con positività e ottimismo, sapendo che col Bologna abbiamo fatto vedere qualcosa di importante, il nostro fuoco è ancora acceso lì, il nostro spirito esiste ed è vivo, io in questo credo profondamente. Andiamo a vincere questa partita. Eravamo ieri sera su Juventibus e Angelini, grande Angelini, si auspicava una vittoria importante 3-0. Io non so se riusciremo o se sarà questo il caso, perché so che non dipende solamente da noi e appunto sono le ultime giornate di campionato. Già era difficile contro qualsiasi squadra per noi, immaginiamoci in questo momento dove chi si sta giocando come noi qualcosa di importante, chi invece non si sta giocando più niente e gioca a testa libera, gli equilibri non sono esattamente quelli che uno si potrebbe normalmente aspettare. Quindi andiamo con l'incognita ma con la positività e l'ottimismo, lo ripeto, a propulsione, signori, perché di questo abbiamo bisogno, abbiamo tantissimo bisogno. E giusto per finire, non posso non citare il grande De Laurentiis, che se ne esce quando gli chiedono sul ciclo del Napoli, no? Se sta cominciando un ciclo vincente del Napoli. Io penso che la sua risposta sia stata più o meno per mettere le mani avanti, no? Di quello che non si aspettava di arrivare a vincere, di performare come effettivamente la sua squadra ha fatto quest'anno, e sa quasi per certo che non riuscirà a ripetersi, o se aveva dubbi quest'anno ce n'è ancora di più per il prossimo anno, non riuscirà a ripetersi come ha fatto appunto questa volta. Sembra uno che mette le mani avanti e dice: noi il nostro ciclo l'avevamo già iniziato tempo fa, non siamo riusciti a vincere, perché se le cose fossero state regolari magari lo scudetto sarebbe arrivato prima. Quindi questo è, secondo De Laurentiis, da essere orgogliosi, perché è lo scudetto degli onesti. Adesso io, caro De Laurentiis, cari tifosi del Napoli, aspetto il giorno che sia ufficiale per farvi i miei più sentiti auguri e le mie congratulazioni per uno scudetto che effettivamente avete meritato, che avete stravinto. Però lasciatemi dire una cosa, soltanto una cosa: quanto è chiaro al mondo che il motivo per cui vincete uno scudetto ogni 30 anni è esattamente perché c'è una qualche giustizia divina, secondo me, c'è un qualche tipo di karma che nel momento in cui dimostrate di non saper perdere e allo stesso tempo di non saper vincere, soprattutto la seconda, vi ritrovate poi a rientrare nella vostra realtà abituale, che è quella di perdere e piangere, trovando come scusa il fatto che gli altri
quelli del nord sono brutti, cattivi e soprattutto rubano tutto quello che sarebbe meritatamente vostro. Adesso mi dispiace, non per me, perché sai, noi ci siamo abituati, io personalmente da quando sono nato che sono abituato ad avere a che fare con questo tipo di mentalità, con questo tipo di accuse, ma quello che mi dispiace è che 30 anni dopo aver vinto lo scudetto di cui state parlando ancora oggi, di cui probabilmente parlerete per sempre, perché lo scudetto di Maradona è qualcosa che secondo me qualcuno preferisce anche alla stagione attuale, no? Quindi dopo 30 anni che ci avete rotto le scatole per essere il più educato possibile, con questo scudetto di Maradona finalmente riuscite ad incastrare la stagione delle meraviglie, in cui vi va tutto bene, in cui la squadra gioca bene, meritatamente vi trovate dove vi trovate, e invece di festeggiare ed esaltare i vostri fattori positivi e le vostre qualità, che cosa fate voi? Voi vi concentrate sempre sulla Juventus brutta e cattiva, vi concentrate sempre sui nemici, senza nemici non vi divertite, ed è per questo che poi il dio del calcio fa arrivare il gol della Salernitana dell'1-1. E quel che è giusto, dovete aspettare, come è successo a tutti. E io vi lascio, signori, con le solite tre regole: stay fresh, stay crispy e stay calm. Ciao belli.